ha visitato questa mattina il carcere Petrosa di Agrigento, intrattenendosi con i detenuti e gli operatori della struttura. L'obiettivo è comprendere meglio criticità, condizioni generali delle strutture e contribuire a trovare le soluzioni alle problematiche relative alle esigenze dei detenuti e del personale di sorveglianza e amministrativo. Una visita, quella dell'europarlamentare Salvatore Iacolino, che rientra nell'ambito di un ampio giro conoscitivo nelle carceri siciliane. Una struttura circondariale nella quale vi sono luci, vi sono anche delle ombre legate a un fenomeno complessivo di sovraffollamento nel quale molti detenuti provengono da paesi terzi e altri sono ancora in attesa di giudizio. Quest'ultimo è un vero grosso problema che riguarda sostanzialmente una giustizia, quella italiana, che dovrebbe essere oggetto di ulteriori profonde innovazioni per ridurre i tempi che passano dall'inizio di un processo a quello che è la conclusione con una sentenza passata in giudicata. Vi è anche un tema legato all'edilizia penitenziaria, vi è un padiglione importante che dovrebbe essere realizzato entro il 2013 e potrebbe costituire sicuramente una valvola di sfogo per assicurare condizioni migliori ai circa 440 detenuti che in atto ospita la struttura. Vi sono alcuni problemi legati al personale che probabilmente è sottodimensionato rispetto alla popolazione detenuta. Anche lì si può fare qualcosa in più attraverso una maggiore collaborazione, soprattutto fra le parti sindacali e la direzione, che a me è parsa peraltro ispirata alla soluzione concreta di questi problemi. Insieme a Iacolino, il presidente dell'Associazione Culturale Giovane Europa, Fabio Zarbo, che ha avuto modo anche lui di conoscere lo stato della casa circondariale agrigentina. In questo mese d'agosto è importante anche rivolgere il pensiero a chi vive in condizioni di restrizione alla libertà personale, seppure per reati insomma, che possono aver commesso queste persone. In generale il problema del sovraffollamento delle carceri è un problema nazionale, poi c'è anche da prestare attenzione alle condizioni dello stesso personale amministrativo, quindi in generale c'è una condizione sicuramente che merita attenzione e ritengo che si debba intervenire a livello proprio legislativo affinché vengano presi provvedimenti che possano risolvere o comunque attenuare le condizioni attuali di vivibilità ma anche di lavoro degli stessi agenti e comunque del personale penitenziario. Così Iacolino, avendo fatto il punto dello stato del carcere, si è impegnato ad avviare iniziative da mettere in campo con il Parlamento europeo nei confronti della Commissione europea per migliorare le condizioni di vita all'interno delle strutture carcerarie.